Si è conclusa la due giorni bolognese del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Oggi il Capo dello Stato è andato a Palazzo d'Accursio per incontrare i rappresentanti delle istituzioni e i consiglieri di comune, provincia e regione. Parole di elogio per la nostra città e la nostra regione nel discorso pronunciato dal Presidente Napolitano a Palazzo d'Accursio. L'Emilia è un punto di riferimento per un modello di società gratificante, anche se dovessimo ridimensionare il livello di reddito. Ampiamente annunciata dal meteo, la neve è arrivata anche a Bologna e in gran parte della regione. I primi fiocchi dalla tarda mattinata. Per ora nessun disagio, ma le cose potrebbero peggiorare. In arrivo anche un'ondata di freddo siberiano. La Procura di Bologna ha disposto il sequestro della fresa, la più grande al mondo, utilizzata nella galleria della variante di Valico, teatro di un grave incidente sul lavoro sabato scorso. L'operaio, ferito alle gambe, è tuttora in prognosi riservata. Massimo Ranieri domani sarà all'Europa Auditorium per cantare, danzare e recitare con ballerini e artisti. Canto perché non so ballare da 500 repliche. Con questo titolo torna uno dei beniamini del pubblico. Buonasera a tutti, ben ritrovati dalla nostra redazione. Dunque, si è conclusa la due giorni del presidente Giorgio Napolitano a Bologna per il conferimento, come sapete, della laurea ad honorem. Il presidente oggi ha visitato prima la prefettura, poi è andato in comune dove ha incontrato il sindaco, il numero uno della provincia, il numero uno della regione, con cui ha avuto un incontro privato. Dopodiché c'è stata una cerimonia a cui hanno partecipato tutti i consiglieri comunali, provinciali, regionali, ma anche i membri delle giunte e i presidenti di quartiere. Dunque una giornata molto intensa che noi abbiamo seguito in diretta. Abbiamo seguito in diretta infatti sul nostro canale l'arrivo del presidente Napolitano e poi anche la cerimonia in sala d'Ercole. C'era per noi Giuseppe Pilloni. Ha preso il via Palazzo Caprara, sede della prefettura, la seconda giornata di Giorgio Napolitano a Bologna. Ricevuto dal prefetto Angelo Tranfaglia, il presidente della Repubblica, che ha passato la notte nel vicino Hotel 900, ha incontrato i vertici di Centra Grossa e del Consorzio Cooperative e Costruzioni, che ha da poco compiuto un secolo di vita. Al termine, Napolitano si è recato a Palazzo d'Accursio per un incontro con i rappresentanti degli enti locali, il sindaco di Bologna Virginio Merola, la presidente della provincia Beatrice Draghetti, il numero uno della regione Emilia Romagna Vasco Guerrani. Napolitano li ha incontrati in forma privata in Sala Rossa. Poi c'è stata la cerimonia in Sala d'Ercole, sempre a Palazzo d'Accursio, alla quale hanno preso parte anche i consiglieri e assessori delle giunte di comune, provincia e regione e i nove presidenti di quartiere. Come annunciato, la Lega Nord ha disertato l'incontro con Giorgio Napolitano a Palazzo d'Accursio, ma in qualità di vicepresidente del Consiglio Comunale rappresenta l'esponente del Carroccio Paola Francesca Scareno. Uscire dal tunnel della crisi è possibile facendo sacrifici, ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nessuno può sottrarsi, aggiunto, e occorre coesione sociale che non può significare immobilismo. Perfino dal punto di vista morale, detto ancora Napolitano, non possiamo lasciare il peso del debito pubblico accumulato sulle spalle delle generazioni che verranno. Dobbiamo allentare quel vincolo nel nostro interesse perché i nostri partner e competitori non lo tollerano. Bologna e l'Emilia continuano ad essere un punto di riferimento per un modello di società che sia molto gratificante anche se dovessimo ridimensionare il livello di reddito, ha detto ancora Napolitano. Ieri ho detto, aggiunto, che non sappiamo se l'Italia uscirà dalla crisi materialmente impoverita, l'essenziale è che esca più sobria e più giusta. È importante mettere nella massima evidenza gli aspetti qualitativi della condizione umana nella vita delle persone. Penso che si possa andare verso una diversa misurazione del benessere e lo penso guardando a quello che succede in Emilia e a Bologna. Non siete solo province ricche e opulente, ma avete costruito anche una vita molto socievole, ha concluso il Presidente della Repubblica. Poi Napolitano ha lasciato Palazzo d'Accursio tra gli applausi di alcune decine di persone che si erano radunate nel cortile della sede del comune e si è diretto verso la casa editrice Il Mulino, ultima tappa della sua visita a Bologna. E come detto, tanti temi toccati oggi dal presidente Napolitano nel suo discorso tenuto a Palazzo d'Accursio. Il presidente della Repubblica ha rivolto un saluto particolare al sindaco Virginio Merola e ha ricordato la sua radice meridionale. Infatti, per chi non lo sapesse ancora, il primo cittadino di Bologna è nato a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dopodiché si è trasferito a Bologna quando era bambino. Sentiamo proprio le parole di Napolitano. Saluto e ringrazio voi tutti, innanzitutto il Presidente Errani, la Presidente Draghetti e in particolare il Sindaco di Merola
Merola, che ho oggi per la prima volta l'occasione di incontrare, e mi mancava perché credo di averli nel corso di molti decenni conosciuti da vicino tutti i sindaci di Bologna. E mi interessa anche la sua particolare figura, perché forse è il primo sindaco di Bologna che incarna nella sua esperienza di vita la radice meridionale e la formazione bolognese ed emiliana, e credo che è un contributo maggiore che potrà dare in quanto tale allo svolgimento di una funzione così importante. Io vorrei riprendere soltanto due spunti che ricavo dagli interventi degli oratori che mi hanno preceduto. Uno riguarda il tema dei sacrifici, della severità, della difficoltà anche di amministrare gli enti locali in una condizione come quella attuale, che è una condizione di gravi ristrettezze per la finanza pubblica, è una condizione senza dubbio di straordinaria tensione per raggiungere obiettivi che consideriamo essenziali per la vita e il futuro del nostro Paese. E voglio naturalmente sottolineare un obiettivo che in qualche modo riassume tutti gli altri, ed è la spiegazione anche di tante durezze nello svolgimento della politica finanziaria pubblica, cioè l'obiettivo dell'abbattimento del debito pubblico che si è accumulato nei decenni nel nostro Paese. L'essenziale è che esca da questa crisi una Italia più sobria e più giusta. Che cosa significa quel più sobria? Che insomma dobbiamo imparare a mettere in massima evidenza gli aspetti qualitativi della vita delle persone, delle famiglie, delle comunità, gli aspetti qualitativi della condizione umana. Su questo si lavora molto, voi sapete che ci sono anche degli studiosi, in particolare degli economisti, che lavorano sul tema del concetto di benessere. Si può andare ad una diversa misurazione del benessere? Io penso di sì, e lo penso proprio guardando a quello che voi avete costruito qui in questa regione, in questa città. Non è soltanto che siete province, città ricche, opulente, produttive, altamente produttive. No, qui voi avete costruito, come dire, un tipo di vita molto socievole. Gli aspetti, diciamo, della qualità sociale e culturale della vita in Emilia e a Bologna rappresentano un punto di riferimento insieme ad altri, non siete i soli, per come andare verso precisamente un modello di società che sia egualmente molto gratificante, anche se noi dovessimo passare attraverso un ridimensionamento dei nostri livelli di reddito. Questi dunque alcuni dei passaggi principali dell'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e come detto anche in apertura del nostro telegiornale, noi oggi e anche ieri abbiamo seguito in diretta le tappe, i momenti principali della visita del Presidente della Repubblica nella nostra città, e abbiamo naturalmente raccolto anche le dichiarazioni, le impressioni del Sindaco di Bologna Virginio Merola, del Presidente della Provincia Beatrice Draghetti e del numero uno della Regione Vasco Errani. Sentiamo. La visita del Presidente ci ha onorato, ci ha confermato che come città possiamo essere un punto di riferimento anche nazionale, quindi siamo molto gratificati da quanto è venuto. Sindaco, lei proprio l'ha chiesta con forza, no? Questo allungamento della visita napoletana a Bologna anche oggi. No, devo dire che è stata un'iniziativa spontanea del Presidente, un gesto di attenzione. Dobbiamo pensare che questa non è una visita ufficiale alla città di Bologna, è una visita all'università per il conferimento della laurea ad honoris causa, e che il Presidente abbia trovato il tempo per incontrare le assemblee elettive è un fatto molto importante. Il Presidente rappresenta un punto di riferimento di questo Paese, un punto di riferimento importante in un momento così difficile. Ieri ha detto cose che rappresentano un riferimento per tutti noi che lavoriamo nelle istituzioni, per i cittadini, per la società italiana. Credo che sia un incoraggiamento a fare in modo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Ecco, questa è un po' la parola d'ordine, diciamo, che ognuno faccia la sua parte in questo momento. Sì, credo sia la cosa giusta.
e credo che sia questo il modo per dare un futuro a questo paese. E io credo proprio che la sua presenza e il suo messaggio complessivo siano un incoraggiamento per rinsaldarci nelle ragioni fondamentali del nostro impegno istituzionale quotidiano. Due giornate molto importanti, emozionanti, vissuti a fianco a un grande presidente che ci ha in ogni suo intervento date lezioni, insegnamenti e motivazioni ulteriori. Queste dunque le interviste realizzate da Francesco Spada, ad alcune delle principali autorità istituzionali presenti oggi in comune, però questa visita del Presidente della Repubblica a Bologna è stata, come dire, caratterizzata anche o perlomeno accompagnata da una polemica che ha investito la Lega Nord ed è intervenuta proprio il vicepresidente leghista del Consiglio Comunale di Bologna. Ho un ruolo istituzionale che intendo rispettare per tutti e cinque gli anni. Non critico le scelte del mio gruppo, ma partecipare e poi commentare il discorso del Presidente sarebbe stata la cosa migliore. Così infatti Paola Francesca Scarano, unica rappresentante del Carroccio presente in comune ad ascoltare il Capo dello Stato. Scarano ha giustificato il capogruppo Manes Bernardini, che è negli Stati Uniti per un corso di pratica politica, e la collega Mirka Cocconcelli fa la chirurga e oggi doveva operare, ha detto la Scarano. Ad annunciare la propria assenza era invece stata l'altra consigliera comunale, Lucia Bergonzoni, e l'intero gruppo provinciale, ma non mi sembra che ci fossero in aula tutti i consiglieri. Penso che sia volutamente amplificata una polemica che probabilmente non aveva ragione d'essere, ha sottolineato. Anzi, ha concluso, torno a casa felice e con il bottino. Napolitano ha parlato di federalismo fiscale. Queste dunque le parole di Paola Francesca Scarano. Adesso cambiamo completamente argomento. Ampiamente annunciata dal meteo, la neve è arrivata anche a Bologna, ma a dire il vero anche in gran parte della regione. I primi fiocchi hanno incominciato a cadere, come sapete, questa mattina. Per ora non ci sono stati problemi, però insomma le cose potrebbero peggiorare, tanto che in arrivo anche un'ondata di freddo, pensate, siberiano. Vediamo. Sale sulle strade, 60 mezzi spazzaneve in azione appena la neve raggiungerà i 4 cm di spessore, altri 120 mezzi pronti in nottata se le previsioni venissero confermate. Così il comune di Bologna si sta attrezzando per gestire la nevicata di questo 31 gennaio, la prima vera nevicata di quest'inverno, e non si esclude anche la possibile chiusura delle scuole se la situazione dovesse peggiorare. Intanto la consueta raccomandazione, visto anche il rischio gelate della notte, è a limitare quanto più possibile l'utilizzo dei mezzi privati, privilegiando il trasporto pubblico. Per ora lo strato bianco che si è depositato sui tetti e sulle strade non ha creato particolari disagi in città né in stazione, mentre all'aeroporto Marconi circa 200 uomini e un centinaio di mezzi sono già in allerta in vista dell'annunciato peggioramento. Lo scalo consiglia comunque ai passeggeri in partenza di contattare la compagnia aerea o visitare il sito dell'aeroporto per verificare lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio. Tornando alle strade, la situazione è prevedibilmente più critica in Appennino, a cominciare dal tratto Bologna-Firenze della 1 e in tutte le strade collinari della provincia. Ci dobbiamo aspettare delle nevicate che interesseranno tutta la regione, in particolare sui rilievi dalla serata nottata con intensificazione, e i fenomeni appunto andranno intensificandosi anche sulla Romagna, in zona a ridosso della fascia costiera, con quantitativi che risulteranno, direi, da abbondanti ad elevati. Su Bologna città cosa ci si può aspettare per quanto riguarda la neve? Bologna città i quantitativi risulteranno, diciamo, moderati, in quanto la zona più colpita sarà la Romagna. Si parla di un brusco abbassamento delle temperature da qui al fine settimana, addirittura a meno 10 gradi. Sono realistiche queste previsioni? Al momento i modelli continuano a confermare questa tendenza, con punte sulla pianura di meno 9 gradi mediamente sulla parte soprattutto più occidentale, questo nella giornata tra giovedì e venerdì in particolare. Diciamo anche che questo tipo di perturbazioni e di temperature non sono però strane o particolari per questa stagione. Direi che ci sono stati altri eventi negli anni passati che ci hanno portato sulla pianura padana a temperature, diciamo, molto molto basse. Ricordiamo ad esempio nell'85, quando le temperature in pianura sono scese
a valori ancora inferiori rispetto a questi. Siamo alla cronaca. La Procura di Bologna ha disposto il sequestro della fresa, la più grande del mondo utilizzata nei lavori di scavo della galleria Sparvo, uno dei tunnel della variante di valico tra Bologna e Firenze, dopo il grave infortunio di cui è rimasto vittima sabato un operaio colpito ad una gamba da un macchinario, tuttora in prognosi riservata. Il macchinario resterà sotto sequestro il tempo necessario per accertare la dinamica dell'incidente, onde evitare il ripetersi di eventuali situazioni di rischio. Il fascicolo contro ignoti ipotizza le lesioni gravissime. A eseguire gli accertamenti sarà il personale della medicina legale della AUSL e le operazioni dureranno il tempo necessario, vista la strategicità dell'opera ad ultimare i rilievi. Nei giorni scorsi, SPEA, società committente del gruppo Autostrade, aveva già ordinato a Toto, società appaltatrice, lo stop dei lavori. Una sorta di casa di riposo allestita in un appartamento dove erano accudite due anziane donne. Quanto hanno scoperto a Castelguelfo i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, che hanno denunciato i due tenutari della struttura. Un 37enne di origine palermitana, una badante di 53 anni, calabrese. Entrambi sono accusati di esercizio abusivo della professione. Da mesi, infatti, i due avevano preso in affitto un appartamento dove ospitavano stabilmente due donne di 86-89 anni, accudite giorno e notte dalla badante. Per questo servizio i familiari avrebbero pagato una retta mensile di 1.500 euro. Alle due ospiti non sarebbe stata fatta mancare nessuna cura e non sono emersi maltrattamenti di alcun tipo. Il problema era l'assoluta mancanza delle necessarie autorizzazioni per svolgere questo tipo di attività. Dopo il controllo dei carabinieri, le due pensionate sono state riconsegnate tramite assistente sociale ai rispettivi familiari. Adesso ci fermiamo, arriva la pubblicità, poi di nuovo in studio. Di nuovo in studio con ETG. Prima di proseguire andiamo a rivedere i titoli principali di oggi. L'apertura naturalmente è dedicata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Si è conclusa infatti la due giorni bolognese del Presidente a Bologna per il conferimento della laurea ad onore, ma oggi il Capo dello Stato è andato a Palazzo d'Accursio per incontrare i rappresentanti delle istituzioni e i consiglieri di Comune, Provincia e Regione. Parole di elogio per la nostra città e la nostra regione nel discorso pronunciato dal presidente Napolitano a Palazzo d'Accursio. L'Emilia è un punto di riferimento per un modello di società gratificante, anche se dovessimo ridimensionare il livello di reddito, ha detto il presidente. Ampiamente annunciata dal meteo, la neve è arrivata anche a Bologna, in gran parte della regione. I primi fiocchi dalla tarda mattinata, per ora nessun disagio, ma le cose potrebbero peggiorare. In arrivo infatti un'ondata di freddo siberiano. La Procura di Bologna ha disposto il sequestro della fresa, la più grande del mondo, utilizzata nella galleria della variante di Valico, teatro di un grave incidente sul lavoro sabato scorso. L'operaio, ferito alle gambe, è tuttora in prognosi riservata. Massimo Ranieri domani sarà all'Europa Auditorium per cantare, danzare e recitare con ballerini e artisti. Canto perché non so ballare, da 500 repliche. Con questo titolo torna uno dei beniamini del pubblico. E riprendiamo il nostro telegiornale parlando proprio di questo beniamino del pubblico, appunto Massimo Ranieri, che domani sarà al TEA, il Teatro Europa Auditorium di Bologna, per un concerto, a dire il vero a metà tra il concerto e il musical. Infatti il cantante canterà, sì, ma danzerà anche e reciterà in compagnia di diversi artisti. Andiamo a vedere. Arriva Massimo Ranieri al Teatro Europa Auditorium il 1 febbraio con un concerto che ormai è molto conosciuto al pubblico, però è sempre molto apprezzato e probabilmente proprio per questo viene anche riproposto da diversi anni. Canto perché non so nuotare, da 500 repliche, questo è il titolo della serata. Sì, torna un amico, torna per la quarta stagione, è un evento che definirei straordinario perché è la nona volta che calcherà la scena del Teatro Europa col suo spettacolo Canto perché non so nuotare. Io credo che sia da oltre 500 repliche, perché è uno spettacolo dai numeri fortissimi, 4 stagioni in scena, oltre 1,5 milioni di spettatori in tutta Italia, e Massimo continua ovviamente a rinnovare questo spettacolo che sarà un po', è un recital più che un concerto, dove ovviamente ci saranno dei momenti cantati, con testi ovviamente sia di Massimo Ranieri, tanto per citarne uno, Rose Rosse, ma sarà anche un momento dove Ranieri incontrerà grandi cantautori italiani. Sarà un momento anche dedicato al teatro, con alcuni momenti dedicati al grande Edoardo.
ed accompagnarlo sarà un'orchestra di 25 elementi di sole donne e un corpo di ballo di 12 ballerine, quindi attorniato da bellissime donne. Ancora una pausa, poi di nuovo in studio. Di nuovo in studio con ETG, non ci sono aggiornamenti, andiamo quindi a rivedere i titoli principali di oggi. Un'apertura naturalmente dedicata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Si è conclusa oggi la due giorni del Presidente a Bologna per il conferimento della laurea ad honorem. Oggi il Capo dello Stato è andato a Palazzo d'Accursio per incontrare i rappresentanti di istituzioni e consiglieri di Comune, Provincia e Regione. Parole di elogio per la nostra città e la nostra regione nel discorso pronunciato da Napolitano. L'Emilia è un punto di riferimento per un modello di società gratificante, anche se dovessimo ridimensionare il livello di reddito. Ampiamente annunciata dal meteo, la neve è arrivata anche a Bologna, in gran parte della regione. I primi fiocchi dalla tarda mattinata, per ora nessun disagio, ma le cose potrebbero peggiorare. In arrivo, infatti, anche un'ondata di freddo siberiano. La Procura di Bologna ha disposto il sequestro della fresa, la più grande del mondo, utilizzata nella galleria della variante di Valico, teatro di un grave incidente sul lavoro sabato scorso. L'operaio, ferito alle gambe, è tuttora in prognosi riservata. Massimo Ranieri domani sarà all'Europa Auditorium per cantare, danzare e recitare con ballerini e artisti. Canto perché non so nuotare, da 500 repliche. Con questo titolo torna quindi uno dei beniamini del pubblico. E con i titoli è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata dalla redazione di ETG. Arrivederci.